concentrarci su Luna Kim. C'è un silenzio pazzesco, eh? Sono tutti qui che aspettiamo, tutti aspettiamo il suo, l'annuncio del suo rientro ufficiale. The next competitor. Representing the Republic of Korea. Please welcome Luna Kim. Please welcome Luna Kim. E qui il pubblico si lascia andare, ci sono tantissime bandiere coreane. Queen Yuna, sono gli striscioni che si sono alzati per lei, c'è veramente l'attesa per il suo rientro. Riprotolo perfetto, grandissimo. Fantastico anche il flip. Mega doppio Axel. Che programma e che trionfo, c'è tutto il pubblico in piedi, questo è bellissimo, un pubblico che ovviamente apprezza questo sport, apprezza la qualità di questo programma, di questo pattinaggio, è immensa, immensa veramente. Tu guardi preoccupata la scheda? No, stavo guardando le chiamate su review, c'era un review sul triplo flip probabilmente per un dubbio sul filo, infatti il filo è stato messo adesso, è un edge, perché il suo flip non è precisissimo dal filo interno, ma un pochino dal filo esterno, ma è comunque facoltà dei giudici decidere se applicare la penalità o meno. E il suo è un errore talmente piccolo, e invece la qualità del salto è talmente immensa che non credo che verrà applicata nessuna penalità. Frank Camel a livello 3 solamente, layback a livello 3, sequenza di passi a livello 4 e trottola combinata a livello 4. Qualche cosa sui livelli forse si è persa, soprattutto sulla Flying Camel. Andiamo a rivederla. Ma vediamo l'ampiezza del Lutz. Guarda. Vola sul ghiaccio, guarda come è scorrevole. Sì. Passa via, arriva al Tolup e continua a scivolare in maniera fantastica.
È bellissima l'eleganza, la leggerezza, il portamento, è un portamento molto regale. Come abbiamo detto, è un po' fredda, sì. Se io devo paragonarlo al programma della Osmond, a livello di components, mi ha divertito quasi di più. Sì, perché la Osmond ha comunque comunicato. Lei è in questo... Beh sì, è come stata in allenamento, molto fredda. Però sì, cosa vuoi dire del... gli elementi tecnico, come l'allenamento, cioè gli elementi andavano eccezionale. Così. Tecnico veramente eccezionale. Io, se voglio trovare anche un altro neo, proprio per andare a cercare proprio nell'uovo sempre, anche le transitions non ci sono tanto, no. I primi due salti sono bellissimi, è vero, ma ci sono due grandissime rincorse fatte solamente da incrociati. Tutti gli elementi... Si capisce che sta andando a prendere il salto. La certo, differenza che dicevamo con un Chan, che non ti accorgi che sta per saltare. Ma la stessa Osmond facendo... aveva un programma veramente molto intricato e molto pieno di transizioni, a differenza di Yuna, che perlomeno nella prima parte, dove aveva i due elementi tecnici fondamentali, erano legati da ben poco uno con l'altro, insomma c'era molta attesa e... Vediamo, tra l'altro una Yuna che appare davvero molto cresciuta anche come si pone. 69,97 con 36,79 di Technical Elements, 33,18 per quanto riguarda la, i components. Components che vedono 8,39 per le skating skill, 8,07 per le transition, 8,32 per la performance, la coreografia 8,36, l'interpretazione 8,32. A parte per il